Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. Buongiorno a tutti ragazzi e ragazze, bentornate sul mio canale. Oggi ho un diavolo per il capello con questi capelli perché fuori piove, sono appena lavati e non stanno assolutamente al loro posto. Bentornate sul mio canale, oggi dedichiamo il video alle tre protezioni solari più virali di questo periodo. In realtà erano virali un mese fa quando li ho acquistati, ma giustamente voi mi avete chiesto: Kate, ma quando ce ne parli dei primi solari di quest'anno? Perché abbiamo bisogno di acquistare sotto le tue dritte. Sapete che ho bisogno di testare i prodotti e quindi, se posso, vi do la mia opinione. Innanzitutto volevo fare una postilla perché non è la prima volta che mi capita che qualcuno di voi mi scrive: secondo te questa protezione solare è adatta alle pelle grasse? Secondo te io una pelle mista potrebbe essere adatta? Io ve lo dico da sempre e ve lo dirò per sempre che io non sono uno del mestiere, non sono un dermatologo, quindi i miei consigli si limitano alla mia tipologia di pelle, alla mia età e alla mia esperienza, al mio tipo di pelle. Quindi io non posso sapere come si potrebbe comportare su una pelle mista o su una pelle grassa non avendola, e quindi non vorrei neanche darvi dei consigli sbagliati, quindi potrei risultare un po' stizzita, un po' antipatica, però a me non va a consigliare dei prodotti su una supposizione. Se io non ho questo tipo di pelle, io non posso sapere come si può comportare, quindi perdonatemi, ma siete sul mio canale, io vi riporto la mia esperienza, il mio tipo di pelle, come reagisce a questi tipi di prodotti, ma mi limito fin lì, non posso sapere, non ho la palla magica di prevedere come si potrebbe comportare su diverse tipologie di pelle. E nulla, anzi, è un'altra postilla. Quando faccio gli acquisti, ragazze, ve li faccio vedere subito in diretta, quindi non scrivetemi sotto i commenti come ti sei trovata, perché anche a distanza di 2 giorni io non vi posso dire un prodotto top, è un prodotto fantastico, almeno che non sia un detergente o, non so, uno scrub. Su altri tipi di prodotti necessito, io personalmente necessito di tempo, quindi abbiate pazienza se vi interessa sapere la mia opinione, ma io ho bisogno di tempo per testare. Detto questo pippone, perché ogni tanto ci sta, perché a me dispiace, cioè io in primis sono una consumatrice, quindi a me dispiace far spendere dei soldi alle persone così a cavolo. Cioè, se io consiglio un prodotto è perché l'ho testato, l'ho collaudato, vi posso riportare la mia esperienza, altrimenti io non mi esprimo e vi dico che non l'ho provato, non ve lo consiglio, non saprei, eccetera eccetera. Ma non è per risultare antipatica o cosa, ma penso che ognuno abbia bisogno dei propri tempi per testare al meglio il prodotto se vuole risultare attendibile, altrimenti vi posso dire sì, tutto quello che compro è fantastico, poi fate voi, cioè cavoli vostri. Invece no, io so, sono una lavoratrice, quindi so quanto ci vuole a guadagnare dei soldini, anche quei 5-10 euro sono comunque soldi. Dunque, basta pesantezze, vi volevo parlare perché le ho testate e collaudate queste tre protezioni solari. Ovviamente non mi ci sono lavata in queste protezioni solari, ma le ho testate tutti per una settimana circa, penso 10 giorni ciascuna, perché da un po' che le ho acquistate, quindi l'ho testato sotto la pioggia, sotto il sole, sotto il make up eccetera, quindi vi posso riportare la mia esperienza in quanto texture, resa, prodotto, reazione sulla pelle. Allora, direi di partire subito da queste novità. Allora, ho testato, primo solare che io ho messo subito in utilizzo è stato quello alla vitamina C di Garnier Skin Active, che è uscita appunto con queste carinissime protezioni solari. Questa è anti UV quotidiano, fluido antimacchie invisibile, 50+, UVB, UVA, previene e riduce le macchie al 53%, SPF ogni giorno, c'è anche la specifica. Che cosa contiene? Contiene vitamina C, che è antiossidante di origine naturale per illuminare la pelle ottenuta dalla fermentazione del mais, peptidi per levigare la pelle, acido ialuronico per idratare la pelle, e poi contiene il derivato della vitamina C.
Dice immediatamente la pelle più radiosa protetta, non lascia residui bianchi, idratazione per tutta la giornata, dermatologicamente testato, adatto a pelli sensibili. Protezione molto alta, quotidiana, fluido quotidiano, basta, non so cosa volevo dire. Allora, è una formula vegana, sono 40 ml di prodotto e il prezzo, ragazzi, si aggira sotto i 15 euro, indipendentemente dove lo andate a cercare. Io vi consiglio di acquistarli sempre in offerta. Allora, questo prodotto innanzitutto non è assolutamente indicato da applicare nella zona contorno occhi e sulle palpebre, perché non è specificato. Quando non è specificato, questo tipo di lavoro non va fatto, perché non tutti i prodotti sono indicati per la zona del contorno occhi. La zona contorno occhi, oltre ad essere molto sottile, è molto sensibile e può provocare, se utilizzate un prodotto sul contorno occhi anche se non va utilizzato, può provocare borse e occhiaie. Voi magari non ci fate caso, ma spesso le borse e le occhiaie sono date proprio dal fatto che applichiamo dei prodotti sulla zona contorno occhi quando non vanno applicati, o ne applichiamo troppo quando invece sono indicati. Allora, cosa ne penso io di questa protezione solare? Allora, intanto in commercio esistono tre versioni, quindi esiste questa alla niacinamide, di cui parleremo successivamente, questa alla vitamina C invisibile e quella glow, che io non ho preso perché ho il timore che abbia dentro delle particelle. A me i glitter nei cosmetici non fanno impazzire a prescindere. Partiamo da questa texture, una texture che a me piace tantissimo. Io ho una pelle secca che durante l'estate si disidrata tantissimo, comunque nella stagione calda, nel cambio di stagione, si normalizza per quanto riguarda la screpolatura proprio sul viso, quindi rimane comunque ben nutrita, però perde tantissima acqua. Io, a prescindere, ho bisogno di un prodotto, una protezione solare che sia anche un trattamento, quindi un idratante, antiossidante, eccetera eccetera. Io non mi accontento più di una protezione solare pastone sul viso e via, perché con la stagione calda tendo a modificare la skin care e quindi magari non voglio applicare la crema a viso, ma voglio applicare un SPF che mi faccia anche da trattamento. Non so se mi sono spiegata. Allora, qua dice fluido invisibile. Innanzitutto non è assolutamente un fluido, vanno agitate tutte e due. Se sentite, io agito questa, non si agita, perché appunto è più una cremina un po' più leggera, ma per me il fluido è un'altra cosa, perché quando lo andate a massaggiare è un prodotto non molto scorrevole, non è liquidissimo, di una assorbibilità immediata, ma è più una texture cipriata, una texture un pochino più asciutta che si fonde con la pelle, quindi non avete neanche tanto tempo di andare a massaggiare questo prodotto. Questo cosa significa? Che è una protezione solare che si presta molto bene nell'utilizzare con adeguato quantitativo, quindi le classiche tre dita che ormai ce le fanno vedere tutti, perché noi siamo tutte capre e non sappiamo. In realtà non è una regola, dipende dalla texture della protezione solare. Se è molto ricca non ci mettete tre dita, se è molto liquida, se si assorbe bene, ci mettete tre dita. Ovviamente tutto si fa con cognizione, perché questo capello mi sta facendo irritare. Non esiste una regola tassativa precisa, bisogna sempre guardare la texture del prodotto. Questa è una texture che vi permette di applicare tre dita di prodotto, ma perché? Perché si assorbe subito, quindi non avete il tempo di massaggiare e spalmarla su tutto il viso. Non è una texture che va a rottura, che diventa più massaggiabile, più liquida, eccetera. È una texture parecchio asciutta, e questo mi piace molto perché mi permette di applicare la giusta quantità, si assorbe subito e ha un effetto realmente invisibile e asciutto sulla pelle. Io la utilizzo tranquillamente come base make-up, anche se adesso io non ho ancora sospeso la crema viso, quindi ho ancora la skin care stratificata, applico questo prodotto sopra e non va a interagire con la mia skin care, non mi crea assolutamente pallini, si assorbe benissimo e mi va a compattare e levigare la pelle. Quindi è un'ottima base trucco, ottima come anche primer, perché ha proprio questo effetto primer sul viso. Non è pesante, non è assolutamente percettibile. La cosa importantissima è che io durante il giorno non la sento sul viso,
non la trasudo pur facendo un lavoro dinamico, e a volte lavoro anche nei posti umidi, perché tipo io faccio la barista e lavo le tazzine nel lavastoviglie, nel tirarle fuori, comunque apri e chiudi lavastoviglie, c'è del vapore, io mi abbasso, quindi un po' di umidità sulla pelle ce l'ho, e non mi dà quella sensazione di appiccicoso, di texture che si scioglie sul viso, non so se mi sono spiegata, è proprio come una crema a viso, si assorbe e rimane lì, vi potete truccare, è buona. Come protezione mi piace molto e sicuramente funziona molto bene, perché io l'ho utilizzato nel periodo quando ho utilizzato anche il retinolo abbastanza potente e c'era anche sole, quindi io non ho mai avuto nessun tipo di macchia, mi ha lasciato la pelle compatta, levigata, è idratata ma non ha un'idratazione eccessiva, quindi se avete già la pelle idratata applicate questo prodotto, non va assolutamente ad appesantire proprio il viso. Non mi ha provocato nessuna imperfezione, non ho sentito un ticcio, non l'ho sentita pesante, quindi io ve la consiglio se avete il mio tipo di pelle, perché è un prodotto che si adatta benissimo, è straconfortevole sul viso, non fuoriesce, cioè proprio si assorbe e rimane lì. Per quanto riguarda la luminosità della pelle, se mi va a uniformare grazie a questa vitamina C, peptidi, non saprei, perché io ho già una skincare stratificata, faccio già i miei trattamenti, quindi faccio veramente fatica a capire se proprio questo prodotto mi dà quel determinato effetto. Questo va detto, però come protezione solare io la consiglio. Chi ha la mia tipologia di pelle e chi ha anche una tipologia di pelle normale, perché è un prodotto che, ripeto, non idrata troppo e non asciuga troppo la pelle. Se mi chiedete se è adatta nella stagione estiva, sicuramente sì, ma per una pelle molto secca, anche secca come la mia, oppure per le persone che sospendono completamente la crema viso. Questa può sostituire tranquillamente la crema viso come trattamento, perché comunque all'interno contiene la vitamina C, contiene dei peptidi, acido ialuronico, quindi vi dà il giusto apporto di attivi durante l'estate di cui ha bisogno la pelle, non la va a stressare troppo e allo stesso tempo la va a proteggere. Quindi questo prodotto per me è super super promosso. Cioè proprio mi è piaciuta tanto e vi dirò, potrei anche ricomprarla. Se vi ricordate, l'anno scorso ho utilizzato il fluido invisibile, quello tipo siero, e mi era piaciuto tantissimo, quindi su questo avevo un buon sentore. Per quanto riguarda invece questa protezione solare, che è indicata, vedete che sono tutte a metà, è indicata per una pelle grassa, secondo me, perché contiene beta-idrossiacidi e niacinamide, anti-UV quotidiano, fluido anti-imperfezioni, invisibile opacizzante, 50 più UVA, UVB, 66% in meno di brufoli e 32% in meno di segni, clinicamente testato sui segni post-acneici, 31% in meno di pori visibili. Contiene acido salicilico per ridurre visibilmente brufoli e sebo in eccesso, niacinamide per rendere la pelle più liscia e più morbida. Anche questo prodotto non è indicato da applicare nella zona contorno occhi, non unge, non appiccica, dice, non comedogeno, e questo è il prodotto. Innanzitutto questo è una texture un po' più fluida rispetto all'altra, il che mi sembra una cosa logica, vedete, vedete l'altra si fermava nello spalmarsi, questa invece liscia come l'olio. Diceva, è una texture un po' più fluida e logicamente indicata per una pelle che non tollera tantissimo le creme. Questa è molto molto alcolica e si sente proprio l'alcol. Credo che l'alcol serva nella formula per rendere il prodotto un pochino più asciutto e in più, passatemi il termine, andare ad agevolare l'asciugatura del sebo, perché di per sé l'alcol sempre secca un pochino la pelle, ma una pelle grassa non ha questo problema di secchezza, quindi l'alcol potrebbe anche non dar fastidio, anzi potrebbe anche lavorare su quell'aspetto di andare ad asciugare un pochino la pelle, un pochino il sebo. Questa è la protezione solare che mi piace di meno, penso che tra le tre di cui vi parlo oggi questa è quella che mi è piaciuta di meno, perché io mi aspettavo innanzitutto una protezione solare più leggera in quanto sensorialità sul viso, mi aspettavo una protezione opacizzante perché l'avevo pensato nell'utilizzo di estate quando veramente fa molto caldo e si necessita di avere questa pelle super asciutta, super opaca,
questa protezione solare non opacizza assolutamente la pelle e soprattutto non la mantiene asciutta. Secondo me non è proprio un prodotto adatto per andare a trattare il sebo in eccesso. Perché vi dico questo? Perché queste protezioni solari si presentano come dei trattamenti, oltre ad essere SPF, e per me non è un prodotto che svolge un trattamento. Perché vi dico questo? Perché rispetto a questo, la vitamina C che su di me era impercettibile, sembrava di aver applicato una crema che rimane lì e non la sento, questa io la sento soprattutto con l'umidità, sempre lo stesso lavoro della lavastoviglie. Quando ero nei momenti più umidi, io la sentivo proprio sulla pelle, sentivo che come se la trasudassi, come se si sciogliesse, come se non si assorbisse completamente. Quindi non è un prodotto come l'altro che si assorbe e ciao, questo rimane un po' più in superficie, e questa cosa non mi piace, perché io, cioè, dà fastidio a me che ho la pelle secca che rimane sulla pelle, figuriamoci una pelle grassa che già produce il suo sebo, e quindi fa un pochino di pasticcio. Quindi già una pelle unta con un prodotto che rimane in superficie, che con un po' di caldo, un po' di sudore diventa sudaticcia, appiccicaticcia, non è il massimo. Quindi io non la consiglierei assolutamente a persone che necessitano di un trattamento purificante e si vogliono buttare su questa protezione solare, perché è proprio presente sul viso, sia a livello sensoriale, sia proprio a percezione durante la giornata, e poi va proprio a, non si va ad assorbire, quindi vi dà la sensazione di essere sempre lì presente, quasi come se invece di andare ad asciugare la pelle, la andasse proprio ad uncere, proprio per questa patina che lascia. Secondo me è proprio la formula, non è stata, sti capelli, non è stata ancora perfezionata del tutto. Quindi io, su di me non ha funzionato per niente, però è vero anche che non è adatto al mio tipo di pelle. Di problemi non mi ha dato, però vi posso dire che non mi è andato a asciugare la pelle, a seccarla come di solito l'acido salicilico lo fa, come per esempio anche per la protezione solare di L'Oreal, quella alla vitamina C, acido salicilico, se vi ricordate vi avevo detto che mi era piaciuta, ma tendeva a sciuparmi la pelle, perché proprio si sentiva che era un trattamento un po' più sebo regolatore. Questo invece no, non mi è andato a purificare, non mi è andato a seccare, ad asciugare la pelle. Quindi non immagino come si comporterebbe su una pelle che ha queste esigenze, quindi che ha bisogno di essere purificata, sebo regolarizzata. Per me una protezione solare ancora non è ancora perfezionata. Ecco, se avete questo tipo di pelle sicuramente io non ve la consiglio, perché se non ha funzionato su di me e se non ho percepito il trattamento purificante, figuriamoci voi che magari necessitate di, avete necessità di questo trattamento. Mi dispiace, ma non ho visto nessun beneficio proprio di acido salicilico, quindi non ho visto la pelle più levigata, i pori meno visibili, non ho visto la pelle più opaca, perché questo prodotto non opacizza assolutamente. Quindi per me questa protezione solare è mal riuscita completamente. E andiamo all'ultima protezione solare, che è questa super super virale, sto utilizzando anche il suo siero di cui ve ne parlerò in un altro video, però questa è la mia protezione solare attuale, quindi la sto utilizzando già da 10 giorni, è l'ultima che avevo messo in uso, la Bright Revive Fluido UV Antimacchie, anche questa l'avete vista e rivista. Questa è l'unica protezione solare che si può utilizzare nella zona contorno occhi e sulle palpebre, quindi già una cosa fantastica, visto che non tutti i prodotti hanno questo lusso, quindi è una formula già fatta un po' meglio, un po' più studiata, un po' più complessa. Dice protezione UV quotidiana essenziale per una pelle perfetta, prevenzione delle macchie, 53% in meno di macchie scure, 43% in più di luminosità e meno 38% di linee sottili. Quindi è un trattamento antimacchie illuminante ed è una protezione solare, una texture liquida per la routine quotidiana, ed è vero, perché si sente che è una texture liquida. Rispetto a quello di vitamina C che avevo provato l'anno scorso, questa è una texture che preferisco di più.
è un pochino alcolica anche questo, ma non così tanto come l'altra. Si assorbe benissimo. Con questo prodotto potete fare 3 dita di applicazione, mentre con questo non ve lo consiglio 3 dita perché è diventata una cotoletta, ve lo assicuro. Con questo potete fare 3 dita di applicazione perché è un prodotto che si assorbe molto molto bene. Però, c'è un però, se voi applicate sotto una crema già ricca, perché magari avete una pelle come la mia secca e volete creare una barriera, se avete la crema appunto troppo ricca, questo prodotto poi una volta che si assesta, si asciuga, sgrana un pochino. Quindi attenzione anche qua alla quantità. Si potrebbe fare 3 dita di prodotto, però voi dovete andare in base alle vostre esigenze, perché comunque ha una facile spalmabilità, si spalma molto bene, non si asciuga subito, non si assorbe subito, quindi anche 2 dita o 1 dito potete fare, mentre con questa ha una texture che si scioglie, si spalma tranquillamente, però poi rimane lì. Questa invece si assorbe. Bisogna solo prestare attenzione proprio alla quantità e soprattutto alla crema che avete applicato sotto. Non so come si comporterebbe con una crema a base gelosa, tipo quelle più fresche, crema gel, ma se la utilizzate solo con un siero sotto, questa è perfetta come trattamento quotidiano, come crema definitiva e solare, 2 in 1. Quindi attenzione al dosaggio, attenzione alla crema che mettete sotto e soprattutto ottima perché si può applicare nella zona contorno occhi. Come si comporta durante la giornata? Durante la giornata si comporta molto bene. È una texture che io non sento assolutamente sul viso perché si assorbe molto molto bene e rimane lì. Non ha dei residui sul viso, non ha dei residui quando sono nei posti più umidi, quindi non la sento proprio sulla pelle a contatto con il vapore. Ed è un'ottima base per il make-up. È un finish asciuttino, ma non troppo. È abbastanza confortevole, non va assolutamente a seccare la pelle, ad asciugarla, ma neanche a idratarla o dare quel plus in più. È una protezione solare fatta bene. L'unica cosa, l'unico appunto che io posso dare su questa protezione solare è che questi prodotti, ma in generale protezione solare formulati per essere antimacchie hanno questa particolarità che vi vanno a uniformare molto bene la pelle, ma allo stesso tempo la rendono talmente luminosa che sembra specchiata, sembra quasi unta, anche se non lo è, perché non ha assolutamente un finish unto, è un finish asciutto, però avete la pelle talmente luminosa che sembra che avete la pelle unta, è come se creasse una pellicola, ma ci sono anche certe creme che creano questo effetto, tipo le creme a base di acido ialuronico. Quando le applicate siete super asciutte, però quando il sole vi colpisce sembra che siete unte e bisunte. Ecco, questo prodotto fa lo stesso effetto, crea quel tipo di patina super super invisibile che secondo me è proprio quello il suo bello perché svolge un'attività antimacchie che riflette il sole, ma allo stesso tempo vi rende super super glow, anche troppo troppo glow. Non contiene all'interno delle particelle. Questo effetto si potrebbe ovviare truccandosi sopra o applicare anche una cipria opacizzante. Tenete sempre in conto che potrebbe fare questo effetto. Io la prima volta mi sono guardata allo specchio dopo metà giornata. Forse perché mi stavo scattando un selfie fuori, ho detto: Madonna mia, cosa sei? È unta, cioè, sono unta, cosa ho sulla faccia? Olio, invece ero perfettamente asciutta, ma ero molto, 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 molto luminosa. Perché proprio sembrava l'effetto glass skin, sapete, riflettente. Per il resto, vi posso dire che è una protezione solare che mi piace molto, ma che non mi ha colpito. Tra i tre, mi ha colpito questa alla vitamina C perché si adatta di più alle mie esigenze, mi piace la texture, mi piace come si comporta sulla pelle, non mi dà nessun effetto tra virgolette desiderato, quindi non mi fa glass skin. Se voglio glass skin mi metto l'illuminante, se non lo voglio ho una pelle normale. Questa mi fa ha una texture proprio unta, perché sulla pelle poi diventa unta dopo un tot di ore, proprio fuoriesce la texture. Questa invece vi fa una glass skin proprio sulla pelle, però rimane comunque asciutta. Potrei ricomprare sicuramente questa
se la trovassi veramente a pochi euro, però non mi ha colpito tantissimo, come non mi ha colpito tantissimo il suo fratellino, e questo è già il secondo anno di fila dove mi colpisce il solare di Garnier. Però questo è l'altro che è a modissiero. Adesso ho da provare l'Ambre Solaire, quelle due che ho acquistato, e poi vi voglio parlare anche di un'altra protezione solare che non è assolutamente di grande distribuzione, che invece è fotonica, favolosa. Non è coreana, però è veramente fantastica. E niente, spero di esservi stata utile, di essermi spiegata bene. Mi stavo un po' impapinando perché tra i capelli che non stanno fermi e camomilla che mi fa morire dall'altra parte quando va. Però se avete qualche dubbio scrivetemi sotto. Ovviamente ogni opinione è soggettiva, quello che percepisco io magari non percepite voi, ma è una cosa normalissima. Questa è la mia esperienza e spero di esservi stata utile. Fatemi sapere se l'avete già provate. Io vi mando un grandissimo bacione e ci vediamo alla prossima.